Ragazzi, welcome back. È una nuova mezzanotte e quindi è l'ora di una nuova puntata. Ci eravamo lasciati qui, davanti all'ingresso del tempio, dopo averlo aperto con questo strano meccanismo che il libro Automata ci aveva suggerito. Ora vedremo cosa si cela all'interno del tempio. Sembra un certo tipo di serratura, ma pare mancare qualcosa. Ok, questo bisogna aprirlo e manca qualcosa. Io penso che manchi quel simbolo sulla lastra di pietra di cui noi abbiamo trovato i resti, credo. È l'unica cosa che potrebbe venirmi in mente. Ma probabilmente mancheranno altri pezzi, potrebbero essere 4, 5, 6, ma vediamo la mappa. È comparso un... cos'è, una stella? Un pentacolo! Un segno di Satana sulla mappa, ma... Le punte. Allora, questa indica l'anfiteatro e dove c'era un pezzo. Questa indica la casa dello scrittore del diario. E c'era un altro pezzo. Questo è quello che ho trovato purtroppo mentre non stava registrando. Ahimè, era proprio qui. Ci sono due punti. Quindi forse sono cinque pezzi da dissotterrare. Ma sono supposizioni, ragazzi, non so. Qui è più o meno dove stava la tanica di benzina vuota, dove c'era il fiume. La cascata del fiume, sì. E qui è... qui è l'ingresso, dove c'era il pozzo più o meno, può essere. Beh, andiamo ovviamente a dare un'occhiata, ragazzi. Ovviamente. Ok, eccola la mitica cascata. Ora dovrebbe essere, noi la stiamo guardando, quindi siamo più o meno qui, ce l'abbiamo di fronte, sulla nostra destra. Ragazzi, sarà molto lunga la ricerca, quindi armiamoci di pazienza. E magari mettiamo la lanterna che fa decisamente più luce. L'abbiamo trovata. Sì, it's a pile of dirt, classica buca. Ah, temevo di aver perso tutto quanto. E vai. Numero 4. Adesso tocca all'ultimo, ragazzi. Ok, allora. Noi siamo da questa parte, verso il villaggio. Dovrebbe essere sulla sinistra. Venendo dalla macchina invece a destra. Ok. Mi sa che questo, data la complessità della vegetazione, qui sarà veramente difficile da trovare. Ok. Mi annoierò non poco. Ecco, temevo ci fossimo terribilmente incastrati e la cosa non è bella. Per niente.
Trovato. Bene, 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 fantastico, ci abbiamo messo anche meno del previsto. 3, 2, 5, ci sono tutti. Ora possiamo tornare e provare ad aprire lo scrigno che c'era dentro il tempio. Ok, è il momento della verità. Vediamo un po'. E uno. E due. Quattro e... E 5. E questo che diavolo sarebbe? Ho trovato un oggetto di metallo di una strana forma. Questo deve essere l'oggetto che loro stavano cercando. Ok, abbiamo trovato qualcosa di importante. Però vendetta, caro mio. Tremenda vendetta, sei tu quello che mi ha aperto il cranio e mi sono vendicato. Ragazzi, è uno di quei misteriosi monaci che ci hanno rapito. È veramente inquietante. C'è solo una chiave nella sua tasca. Ho messo a capo uno di loro e nella sua tasca c'era una chiave, a prayer rope, non so tradurre rope, ma prayer è qualcosa di legato alla preghiera, mi viene in mente una chiesa, cose legate alla chiesa. E non ho visto se c'era una chiesa in paese, perché se ci fosse una chiesetta nel villaggio, sarebbe un indizio abbastanza lampante. Direi che andiamo a controllare. Ok, eccoci arrivati ragazzi. Come avrete notato, non so se dall'accelerazione si vede bene, ma ogni tanto ci si incastra in un muro invisibile. Tipo all'altezza degli spigoli, così ci si incastra. Sono i difettucci dell'Unreal Engine, non sono io che sono cretino, sono problemi del motore grafico. Ogni gioco indie che usa l'Unreal Engine ha questi problemucci. Comunque, piccola cosa tecnica. Torniamo a noi, ragazzi. Torniamo nel cuore del mistero. Io non vedo campanili o cose simili a chiese, però guardiamo anche di qua. Questa potrebbe essere un... Eh sì. Questa è una cappella. Ah, il prayer rope è il rosario. Vedete, ragazzi, che c'ha tipo le perline? Ma non lo so, può essere. Vediamo.
Fantastico. No, ok, questo non si può leggere. C'è una strana pittura, uno strano quadro. Ah, la rimozione di Cristo dalla croce. L'ascensione di Cristo e San Giorgio che uccide il drago. Wow. Wow, questo è decisamente azzeccato. E questo? Mostra un santo dalla testa di cane. Un santo che brandisce una lancia. Qui abbiamo l'unione di elementi cristiani, ma comunque guardando la tipologia dei dipinti non cristiani cattolici, ma cristiani ortodossi, direi, misti a miti dell'antica Grecia ellenica. Wow, comunque noi dobbiamo cercare qualcosa di utile qui dentro. E mi sa che l'abbiamo anche trovato. Ok, questo non ci interessa. È bloccata e non ha maniglie. Ma noi, se queste sono viti, dovremmo avere, eccolo, lui. Ok, ragazzi. Dobbiamo scendere nell'orrendo tunnel della tomba e la cosa decisamente non mi diverte, ma per nulla proprio. Però noi scendiamo. Merda, ragazzi, ci hanno chiuso dentro. Ci hanno chiuso dentro e hanno rimesso l'altare sopra la botola, quindi non riusciamo più a uscire. Siamo intrappolati qui. Ma dov'è qui? Bella domanda a cui noi risponderemo nel prossimo episodio. Ragazzi, mi raccomando, passate dal canale, come sempre, lasciate un bel like. E commentate, che ci fate sempre molto 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 piacere. E soprattutto aspettate assieme a noi la prossima Midnight. Ciao ciao!